Benvenuti in un nuovo video ragazzi, io mi chiamo Claudio e questo è il mio canale YouTube. Oggi vi farò una recensione per quanto riguarda una canna da surf casting, ma che può essere tranquillamente usata anche per la PAF, quindi pesca a fondo. Perché? Perché è una canna molto leggera, molto sensibile di vetta. Allora, si comporta bene a surf perché riesce ad esempio a spiombare bei piomboni, ma allo stesso tempo riusciamo a contrattarlo, diciamo, con una canna da PAF perché, essendo molto resistente, quindi rigida nel lancio, riesce a far fare ottime distanze. Quindi diciamo sfruttiamo la potenza di lancio che nel surf, scusate ma mi è andato qualcosa nell'occhio, la potenza nel surf che diciamo va per lanciare piomboni, utilizzarla per lanciare in maniera più tecnica con piombi più piccolini, 100-125 grammi. Questi piombi però riusciremo a mettere a ottime distanze, sì che siamo fuori periodo per le orate ormai, però ragazzi ci sono ancora le mormore, non dimentichiamocelo, sulla lunghissima distanza o all'alba o in piena notte. Anche se devo dire che ultimamente con l'acqua sporca escono anche di giorno. Ovviamente io sto parlando della mia zona ragazzi, io abito in Sicilia quindi parlo della mia zona. In Sardegna non potrei mai sapere come funziona. In ogni caso adesso ve la faccio vedere. Questa qua ha delle rilegature davvero davvero belle, questa canna. Ovviamente ragazzi queste canne sono ordinabili, potete tranquillamente contattarvi e vi farò avere ovviamente le canne. Non dimenticate, nuove con garanzia, senza ombra di dubbio, classica garanzia dei 24 mesi di qualsiasi prodotto che viene comprato diciamo in Italia. Allora, così è come si presenta la canna, vi danno questa bellissima fodera della, ho scritto Vulcan Surf, però c'è da dire una cosa ragazzi, non è la classica in plastica nylon molto molto scarso, devo dire è un po' più spessa di quella del solito, infatti è anche molto rigida, diciamo riesce a stare quasi dritta. Allora, iniziamo dal pedone. Il pedone, come potete vedere, allora qui il pedone, tutto il pedone è con il carbonio intrecciato ragazzi, non so se si riesce a vedere, questa qua ancora ha la guaina in cosa perché è nuova, però è il pedone sotto, ha un tappo in gomma, gomma che prende attrito, diciamo che serve a non farla girare molte volte nei picchetti eccetera eccetera, molte canne tendono a ruotare, invece questa no, ha un'impugnatura di lancio molto comoda. Non è di quelle troppo grosse, ingombranti, ragazzi, vi posso assicurare che pure per una manina piccola è rigida, sì. Quanto è rigida? Un 7, gli darei, un 6,5. Ovviamente parliamo come canne da pesca, dimenticate tutto il resto, come canna tre pezzi da pesca. Diciamo un 7, un 7,5 glielo darei con piacere. La canna è totalmente Fuji, anellata, placca, Fuji. Solo il tappo non è Fuji, ma perché queste canne sono canne di design, ragazzi, non sono come le canne due pezzi, quindi vengono poi rianellate da capo, arrivano solamente i blank e poi vengono montati. La placca è a vite, molto molto fluida, guardate qua ragazzi, no, di quelle placche che si impuntano e poi non funzionano, guardate qua, viene anche la voglia di utilizzarla. Comunque, come vi stavo dicendo, il pedone è in carbonio intrecciato perché è la parte più rigida della canna. Poi salendo abbiamo semplicemente le varie tipologie di carbonio in Japan, bla bla, e poi abbiamo queste rilegature con il viola. Diciamo è un viola color ruggine anche qui. E poi la stessa cosa viene ripresa qua sopra. C'è il casting 200 grammi. Il pedone è davvero sottile ragazzi, guardate qua, come potete vedere. Se trovo no, non ve lo posso dire. Comunque il pedone dovrebbe essere 21 se non erro, o 20, non voglio dire una bugia. Comunque è molto molto sottile. No, è 20 il pedone. È leggermente conica la canna, questa è una cosa importante, ecco questa è una cosa bella da dirvi, la canna è leggermente conica, ovvero già si vede dal pedone la parte superiore, la parte inferiore è leggermente più spessa, si parla di millimetri, però questa cosa vi permette? Vi permette di avere una canna più resistente nel lancio. Dove sta il vantaggio diciamo di questa tipologia di canna? Che è più potente, cioè riusciamo a mantenere un design molto sottile, molto leggero, credetemi non pesano niente, però molto potente, cioè si riesce ad andare bene in chiusura. È anellata, devo dire, anche bene. Ho provato a dare un'occhiatina rollandola sul pavimento, non rovinandola ragazzi, semplicemente c'è un metodo per poter vedere se è anellata in maniera corretta o perlomeno come si dice che bisogna anellare le canne, e devo dire che è anellata anche bene, quindi stranamente una canna in commercio che viene anellata come si deve e non con i piedi, che molte volte succede, tranne alcuni prodotti in particolare, ripeto, di fasce di prezzo altissime. Questa è una canna che come fascia di prezzo possiamo, diciamo, medio economica, media, ecco, media, una canna media, diciamo, non ha spese eccessive, e vi posso assicurare che è una canna che è promettente. Ora poi vi farò vedere il resto della canna. Vi posso dire pure che è stata anellata bene, perché? Perché la placca è stata messa in un posizione, ad esempio per me è ottimale, magari, ripeto, chi ha le leve un po' più corte potrebbe non essere proprio in maniera perfetta, però vi posso dire che per essere una canna commerciale
guarda, cioè non so se riesco a far vedere l'inquadratura, ma comunque l'impugnatura è corretta, cioè io riesco a tenere il mulinello e andare in chiusura avendo la canna sul pettorale, non so se mi spiego, e questa è una cosa molto ottimale. Poi ovviamente la presa potete sceglierla voi, però vi posso assicurare che non è roba da poco, cioè significa che è una canna tecnicamente fatta bene, con i crismi, non come molte canne che mettono la placca qua sopra o la mettono qua sotto. Quindi è una cosa importante. Poi dimenticavo queste piccole rifiniture che servono semplicemente a dare maggior forza negli... Vi faccio vedere il sottovetta, che monta ovviamente un anello del 30L. Vi faccio vedere i particolari delle anellature, ragazzi. Sono davvero belli, guardate qua. Sono davvero davvero belli. Aspettate, ecco qua. Sono davvero davvero belli. Cioè, ovviamente Fuji, ragazzi, inutile dirlo che sono Fuji, però hanno un profilo, diciamo, molto, molto minimal come tipologia. Ovviamente la canna potrebbe essere utilizzata anche con il trecciato, dimenticavo di dirvi. E anche diciamo, il sottovetto è molto sottile. Altra cosa molto bella che vi faccio vedere è che nella parte inferiore hanno i tappi. Ora, questa è una questione di gusti. Io non li ho con i tappi, avendo due pezzi, però molti preferiscono la canna con il tappo nella parte inferiore. Diciamo che si consuma meno l'innesto per quando va a tappo, a chiusura. L'innesto è davvero davvero delicato, ragazzi, credetemi, cioè vi faccio vedere. L'innesto è di un delicato che è magnifico. Scusate, ma è questione di spazio. Non siamo in spiaggia. Purtroppo il tempo è brutto e non sono riuscito a fare una recensione in spiaggia come mi piacerebbe. Comunque, guardate qua. Basta semplicemente appoggiarla, entra da sola. Guardate qua, ora qua inizia a fare un po' più di forza, tac, basta. Cioè, ragazzi, proprio zero forza, è una cosa fantastica come canna. Poi comunque se andiamo a fare un po' di flessione, comunque ci rendiamo conto che la canna è bella, bella tosta, cioè soprattutto il pedone inizia a dare belle, belle mazzate. Il sottovetta diciamo che è un po' più cedevole, un po', ragazzi, un po', cioè io comunque sto facendo forza, è un po' più cedevole. Altra cosa molto bella che ci fa capire la qualità del design della canna è la parte superiore, cioè dove si va a mettere la mano per disinnestarla. Ci è fatto una vernice ruvida che ci aiuta per sbloccare la canna, quindi non ci scivola. Questa è una cosa che vorrei fare molto alle mie canne, visto che puntualmente rimango con le canne bloccate. Prima o poi dovrò comprare il pick up perché dovrò andare avanti e indietro con le canne aperte. La vetta, alla parte più richiesta, è esigente. La vetta non pesa niente, non so nemmeno se ha un peso, ragazzi, credetemi, è impressionante. Come anelli non li ho contati, ma dovrebbe essere 2, 4, 5, 6, 7 anelli, infatti. Classica anellatura delle canne a bobina fissa, come dovrebbero essere? 7 anelli per il mulinello a bobina fissa, perché sono 6 anelli più l'apicale, e invece sono 7 anelli più 1 oppure 8 più 1 per i rotanti, quindi anellate come nella standard. Come vi dicevo, a livello di spina e controspina in maniera perfetta, flette nella parte del mare, per intenderci, quindi non flette, al contrario che la canna fa sforzo. Cos'altro? Le rilegature, come dicevo, sono magnifiche. Gli anelli sono tutti marchia di Fuji, questo già ve l'ho detto. E vi faccio vedere la vetta, cosa importante. Ora io la sto semplicemente poggiando sulla gamba e ve la faccio vedere. Guardate, questa è la vetta dritta. Uno, vi fa capire i trilli come ve li fa vedere. Non so se riesco. E poi guardate qua. Queste sono le affondate. Cioè, vi immaginate un pesce che mangia e fa... Cioè, vi vedete proprio le manciate. Ragazzi, io non sto facendo forza, guardate qua. Con il mignolino, cioè... Roba da poco. E comunque è una bella schiena. Cioè, mi rendo conto che questa parte bianca flette, vedete? Invece questa parte sotto tende a dare schiena. Questo perché? Perché già ci fa capire che già in vetta è una canna d'azione da punta. Quindi questo ci permette di fare una pesca sulla lunga distanza, oltre che nella breve, diciamo, è una caratteristica in più. Comunque, questo non c'è molto da dire su questa canna, ragazzi. La recensione è molto molto breve. La canna pesa 560 grammi montata, ovviamente. 560 grammi montata. Qualità prezzo, sempre lì siamo. Io la consiglio perché è una canna che, a differenza di altre, è anellata Fuji. Molte altre canne non sono anellate Fuji, quindi questa già è una caratteristica in più, soprattutto per chi ama tenersi lo stesso attrezzo per tanti anni e non ama cambiarle giornalmente o mensilmente, e quindi questa già è un qualcosa in più. Poi a livello di performance, diciamo che sono canne che vi permettono di lanciare in above tutta tranquillità e con un buon side tranquillamente. Io non rischierei con lanci troppo tecnici, però diciamo che un buon side fatto come si deve con 125 grammi, credo che il piombo voli, che è una meraviglia. Anche perché avendo una vetta di questa tipologia, a me personalmente piace. Ultimamente sono stato a provare con un mio amico, siamo stati a pesca e abbiamo provato una bed bass, che lui ha una 6 once.
No, scusate, è una 250 grammi, quindi dovrebbe essere tipo una 9 once, una 8 once. Non è vero. La canna io ci ho lanciata inside col 125 grammi. Ovviamente canna da mulinello fisso, ragazzi. È bella, ha una bella schiena, però la vetta è deludente perché è una vetta che è troppo, troppo, troppo morbida, troppo pastosa. E a me non piace, ragazzi, quelle vette che quando vai in chiusura, anche perché secondo me ti fanno perdere anche qualcosa. Io amo le canne full carbon. Questa non è una full carbon perché è una tip sensitive, quindi ha la vetta diciamo, in maniera sensibile. Non ultra come molte canne, ma è sensibile. Stai in pesca tranquillamente con un 125 grammi Sport 10, quindi quello leggermente affusolato, e con un 150 grammi Tournament, quindi quella a forma di proiettile, stai in pesca tranquillamente. Diciamo che sta quelle sono le sue grammature, quindi stai in pesca con quelle grammature. Qualche cliente che già la utilizza, che già gliel'avevo spedita, già avevo spedito e tutto, vi posso dire che è rimasto soddisfatto. Infatti sto facendo la recensione ora dopo averne vendute diverse, e vi posso dire che è rimasto soddisfatto e è riuscito a lanciare appoggiando il 175 grammi in mareggiata, ed era contentissimo perché riusciva a pescare con degli spike da 175. Ripeto, un ingombro ridotto, dimenticavo, è una 4,50 m. Questa non so se ve l'ho detto, ma c'è scritto qua, vedete? 4,50, 200 grammi, 4,50. Diciamo, lei è la sorella maggiore della Daiwa Ninja. Daiwa Ninja, sì, ragazzi, è economica, un po' più economica. Abbastanza più economica, però è bananosa, cioè nel momento in cui si va a lanciare, credo che sia più doloroso il fatto che quando si va in chiusura la canna inizia a molleggiare, che non sapete come recuperarla, che altro. Però ovviamente dipende molto dalle tasche e dalle esigenze. Magari quella canna per uno che lancia in maniera appoggiata, proprio semplice, non ha bisogno di metri, può andare in maniera ottimale, anche perché ha una buona vetta, molto, no molto, diciamo una vetta più morbida, che concede qualcosina in più. Questa è una canna che quando si va in chiusura, pum, si pianta, cioè non è di quelle canne che quando andate in chiusura inizia a muoversi, è una canna che quando andate in chiusura, il momento in cui voi chiudete, la canna, plac, chiude e si punta, cioè non è uno spadino, ecco per intenderci, non tende a molleggiare. Questa è una cosa per me bellissima, ragazzi, una sensazione bellissima nelle canne fisse, a mulinello, a bobina fissa. Perché abituato a quella bobina rotante, che nel momento in cui si va in chiusura, tluc, si chiude proprio la canna e si punta lì ed è bellissimo. Non mi piace a me vedere la canna che molleggia in chiusura, anche se quel tipo di canne possono dare vantaggi in altri casi. Vi aiutano anche con prede. Queste sono canne, essendo un po' più rigidine, bisogna fare attenzione anche con le prede. Se si sbaglia, si può perdere il pesce, perché la canna non ti concede l'errore, ecco per intenderci. E il pesce fa la fuga. No, la canna non riesce a concedere quanto dovrebbe in flessione. Ad esempio una bolognese, per farvi capire gli estremi. Ma dovete essere voi, con quel mulinello dovete gestirvi il pesce. Però d'altra parte riuscite a ferrare, diciamo, in maniera corretta e prepotente un pesce, quindi anche a distanza danno una bella botta, tenendo conto che c'è tutto il nylon fuori, l'elasticità del nylon, eccetera eccetera, riuscite a dare una botta più forte. Qui rientriamo sul concetto, ad esempio, dello spinning. Le canne da spinning extra fast e le canne invece paraboliche. Le paraboliche ti diverti tantissimo, ti concede tantissimo, ma l'extra fast, nel momento in cui il pesce va sull'artificiale, che sentite quelle, date la botta con la canna, ancorette piantate, cioè c'è poco da fare, ragazzi. Là a maggior ragione c'è il trecciato, però per farvi capire, il concetto è uguale nel surf casting. Però è una canna per surf medio pesante e lunga distanza eccezionale. Ha una qualità e una fascia di prezzo, ragazzi, e anche un'estetica, perché devo dire che una canna del genere sul picchetto mi piacerebbe averla, quindi non è brutta. Ne ho prese diverse proprio perché penso che una diventerà la mia canna da, diciamo, pesca leggera. Ovviamente per me diventerà per pesca leggera in base alle canne che ho, che non sono canne, sono pali della luce, e per la pesca, diciamo, per divertirmi nel sottocosta, eccetera eccetera, o magari per la lunga distanza nel periodo estivo quando siamo troppe persone e non ci vanno, diciamo, le canne lunghe, quindi le ripartite nel cofano purtroppo. Basta. Per il resto vi invito a visitare la pagina Surfcasting Lo Ionio, vi lascio qua sotto il link, vi lascio il link anche del mio profilo Instagram dove vedrete tutti i nuovi prodotti, recensioni e qualche innesco. Qui sul canale ovviamente ci sono recensioni, inneschi, pescate a mai finire. Farò uscire anche qualche unboxing molto particolare di nuovi prodotti, magari non troverete subito sul mercato.
vi consiglio di visitare anche tutta la mia linea di prodotti Surfcasting Lo Ionio, soprattutto i picchetti. E adesso che posso dirlo, è uscito proprio oggi i nuovi tripodi Surfcasting Lo Ionio. Sono tripodi monopezzo, comunque ve ne parleremo e faremo un video apposito. Sono tripodi monopezzo dove possiamo avere la possibilità di avere una canna, metterla praticamente a quasi 6 metri la vetta. Quindi ci immaginiamo una bella pesca allorata, tripode molto chiuso, perché poi si può scegliere l'apertura delle gambe ovviamente, però tripode molto chiuso, canne molto vicine, altissime perché possiamo scegliere la parte scorrevole. E una volta che si lancia e si ha una canna a 5 metri e mezzo, una volta che ce l'ha mangiata praticamente è visibile a 1000 per 1000, anche perché di notte, non più all'orata ma magari alla mormora, all'ombrino o alla spigola, ci possiamo divertire per la sensibilità. Avendo canne così alte si evita anche le alghe nel periodo invernale. Ecco il perché mi vedrete utilizzare da ora in poi soltanto ed esclusivamente il tripode. Perché picchetti troppo lunghi ballano. Picchetti sì, esistono con le gambe, perché li realizzo anche con le gambe, però preferisco a quel punto il tripode, anche perché non mi porterei più tre canne nel periodo invernale, ma ne porterei due, tanto vale utilizzare solo il tripode. Comunque, diciamo, la pesca è bello perché si può scegliere. Esistono tante versioni di picchetti e tripodi Surfcasting Lo Ionio, proprio perché bisogna coprire tutte le esigenze dei vari pescatori. Non vi preoccupate per l'ingombro, perché chi non volesse il tripode da 2,5 m, ci sarà il tripode da 1,50 m, 1,40 m, non ricordo, che è praticamente l'ingombro di una canna a tre pezzi. Così facendo ve lo mettete parallelo, lo mettete in spiaggia e ci avete le vostre cannette tranquillamente e poi divertirvi lo stesso. Per il resto vi auguro buon mare, iscrivetevi, mettete like, commentate magari se avete questa canna, l'avete mai utilizzata, e buon divertimento, diciamo, per le prossime pescate. Non dico altro perché si dice che porti male. Un abbraccio!